La parola quindi alla professoressa Giornelli, che vi ho presentato già prima, il suo intervento da difettologi a pionieri di nuovi mondi. Dunque, anch'io ringrazio chi mi ha preceduto, perché il mio problema è un po' questo. Presentando anche una praticità di interventi nelle classi, tendo ad essere cronista. D'altra parte io da circa 50 anni vado a scuola, quindi ho della ricerca universitaria, per cui ho molta esperienza. Fare una scelta in questo nuovo tempo, in pochi momenti che abbiamo per la direzione, punto, insomma, devo fare una scelta di quello che devo dire. Allora, mi riaggancio a quanto è stato detto precedentemente con un esempio. E gli adolescenti hanno tanto bisogno di avere un luogo che finiscono con, almeno in parte della mia esperienza, con identificare la scuola come l'unico luogo dove incontrano gli amici. E faccio l'esempio di Lorenzo, che si era già cancellato da una prima superiore, istituto tecnico, come dire, per un istituto professionale. E lo vedo ancora in corridoio e faccio, ma Lorenzo cosa fai? Perché i miei amici, sto con i miei amici. Cioè, tu continuavi a stare a scuola, perché la scuola era uno dei pochi luoghi che consentiva di vedere ritualmente dei compagni indispensabili per la propria sopravvivenza sociale. Quando vediamo che i ragazzi dialogano tra loro, si mandano messaggi, è quello che stanno facendo. Stanno al di là dell'insegnante, al di là di quello che sta l'insegnante, come sta operando in classe, loro stanno agganciandosi socialmente. Quindi la seconda considerazione, mi aggancio a quello che diceva prima la professoressa che mi ha preceduto, è che ho iniziato la sperimentazione per conto del comune di Cesena con un gruppo di pedagogisti, ma io non mi definisco pedagogista, sono soprattutto prof, e rimango prof, mi chiamano prof. E la prima sorpresa è quando sono entrata nelle classi, quando ho lavorato con i ragazzi, uso il termine al maschile per intendere anche, ma uso quello che dico perché sono pochi uomini, quindi mi sembra giusto questa minoranza di uomini qui valorizzarla con i ragazzi. Perché siete uomini, 10, 20, scuola a me ci sono tanti maschi. Allora, dicevo, quando ho cominciato a lavorare con le ragazze, parlavo che, magari per assaggiare cosa dicevano, se vedevano dei film, se erano abituati a discutere. Quello che mi ha stupito all'inizio è che hanno detto, ma però siamo un professionale, non siamo in un liceo. La coscienza di essere studenti di serie D per me è stato un colpo, una mazzata. Perché non hanno detto su termini scolastici. Viva Dio, hanno detto su film, l'hanno detto su libri. Mi accompagni in biblioteca. Come? Ma certo che ti accompagni in biblioteca. Noi abbiamo a Cesena una biblioteca bellissima, la Malfestiana, una cosa bellissima, sia la biblioteca nuova che la biblioteca antica. È un luogo religioso, tanto bello. Ti vengo in primi quando entri dentro la Malfestiana, no? Ma questi ragazzi non sono mai stati nella biblioteca consapevolmente di scegliere dei libri. E ho detto, ma sì, la mia insegnante elementare mi ha accompagnato, ma io mi vergogno, non so cosa scegliere. Allora, io mi chiedo, che senso di scuola stanno facendo? Se mi impoveriscono da un punto di vista personale e non si sentono in grado di essere dei cittadini, di serie A con tutti.
insegnanti che sono stressati quando gli studenti e vivono una situazione veramente tesa. Io sono nel biennio e nel biennio è molto alta ancora la percentuale di ragazzi che soffrono per mancanza di orientamento, che non sono neanche consapevoli delle proprie competenze. Per cui quello che io ho notato nel parlare con gli insegnanti, nello stare insieme a loro, nel partecipare alle loro attività, è proprio questo, che noi insegnanti siamo molto esperti a vedere i difetti, siamo dei difettologi, e siamo proprio, diciamo, come se avessimo una perversione interna, per cui tu entri ad esempio in una classe e ci sono 8 DSA, ci sono 5 BES, 8 DSA, un insegnante. Questa classificazione è una classificazione che viene fatta con molta superficialità, per cui era uno, perché non superficialità di intenzione, ma perché non sappiamo dove va a parare. Quando penso a un difettologo, penso a quelle amiche che ti dicono: come ti sta male quel vestito? Ma tanto, mica te l'ho chiesto, dico, come sta quel vestito. E sono quelle che vanno a vedere i puntini di arrivo, proprio i puntini che dice: sei un po' sciupatina, non sei bene. Per fortuna che non ho puntini di arrivo. Però cioè, se tu guardi una persona per cercare i difetti, vedi, c'è anche Angelina Giorgi, ce li ha. Pensiamoci un attimo, il capello lo posso dire, se non troppo grosso, il marito troppo bene. Allora, attenzione, è una forma molto anche, come dire, che ci fa comodo. Io mi ricordo la prima volta che entrai ufficialmente in una scuola, per essere maiuscola, quindi da insegnante, mi si è preso. Noi abbiamo un consiglio di classe, le divide con le coordinatrici di classe in 3 gruppi: più bravi, meno bravi e quelli che hanno dei problemi. Ma sono stati in poli. Noi siamo visti in materia, io come faccio a suddividermi? Sono fatto un insegnante un po' di bella, ma nel senso che se gli esseri umani sono esseri umani. E chi sono io per giudicare l'intelligenza di un essere umano? È un po' la mancanza di umiltà, insomma, è una mancanza di umiltà che ci porta a usare dei termini molto superficiali nel momento in cui andiamo a vedere i difetti. Ad esempio, no, quello prima, in ogni classe ci sono quegli scalati, già sono scattati a settembre. Io mi ricordo come ci sono i difettologi puri. Noi una volta facciamo una finta di un consiglio di classe dove avevamo immaginato che Leonardo da Vinci fosse un alunno, sapeva scrivere, chi capisce quello che scrive, si dà delle aree, sta nel bagno con le femmine, da parte delle femmine, ha certe tendenze, eccetera, eccetera. Se avevo un consiglio di classe, forse la sua fortuna è il fatto che non sia andato a scuola o che abbia fatto le scuole di grande. Questo ancora lo vedo molto presente nei consigli di classe. È un consiglio di classe che sono abbastanza, su questo tema abbastanza frettoloso, proprio fin dall'inizio si sa già che ci sono dei ragazzi che indicano dei disagi e non vediamo magari gli altri disagi. Che cosa comporta questo? Comporta una frettolosità, una mancanza di serenità nel capire quelle che sono le vere competenze da cui si deve partire. Perché le competenze, prima di tutto, devono essere rivelate. Quindi io devo fare in modo di preparare, come dicevo prima, una
una scena di lavoro che mi consenta di vedere quelle che sono le competenze. Allora gli insegnanti mi dicono sempre, sì, ma se uno prende sempre delle insufficienze, ho sbagliato il scenario, devo cambiare il scenario, devo fare in modo che le competenze si rivelino. Il rapporto con più chiarezza come. Però se uno ha sempre dato dello stupido, che si impegni anche, perché mi dicono, ma non si impegna niente, non studia niente, ma che si impegni anche, sarebbe proprio stupido, eh? Se uno ha una media bassissima e sente dentro di non farcela, perché si deve impegnare? Pensiamoci. Mi viene in mente che lo scorso anno scolastico, perché gli anni ormai di punto come anni scolastici, che diciamo il giugno che ci ha lasciato, ancora girato nel corridoio un certo Igor, questo è un altro istituto professionale. E Igor era solo soltanto nel corridoio. E non più una loro pubblica da solo, tant'è vero che quando si è iscritto in un altro, penso in una scuola di avviamento al lavoro, gli hanno detto, oh, sentiremo la tua mancanza. E lui ha detto, anch'io sentirò la vostra. Ma non hanno più capito gli insegnanti. Era uno scatto. E quando me l'hanno riferito si mettevano a ridere, perché non aveva capito la battuta degli insegnanti. Sentiremo la tua mancanza, vuol dire sentiremo la mancanza di te che stai facendo chiasso nel corridoio, che non fai nulla, che dai fastidio. E lui invece ha detto, sentirò la mancanza del vostro interessamento. Terribile. Allora, ci sono stati, ci sono tanti PSA, è una sigla che ha portato fortuna, come DNA, PSA, entro in classe, vedo una tante da tutti i banchi attorno e mi sta interrogando il DSA. Ma è una cosa religiosa, ma fatti capire! Ma cos'hanno? Ma cos'hanno? Un ragazzo mi chiude la porta, dopo che vanno lì con il lavoro di laboratorio, gli altri dice, no, devo raccontare una cosa, solo a lei, te la porta lì. Oddio, è incinta, perché quando succede, che volte succede? Non lo vedo dire a me, in genere, però una volta è successo. Allora sentiamo questo, perché chi capo deve raccontare le cose? E dice, sono chi è sera. Lei non sa cosa significa. Allora lei dice, non so cosa significa, ma cioè, sostanzialmente non sono chi è sera, forse, ma non lo so, io in latino sono stato DSA per 10 anni. A me ha detto che non avevo voglia di studiare, che non mi applicavo, che portavo il quaderno dei miei compagni al posto del mio quaderno, che in latino mi dicevo di capire DSA, mi dicevo che non mi applicavo. E lei ha detto no, a me hanno detto 8 anni, la maestra l'ha detto di fronte alla mia mamma, mi è crollato il mondo. Ma perché? Lo sono per tutta la vita. Allora, scusate un attimo, questa difettologia. Sappiamo anche che cosa dà come risultati nella scuola. Sappiamo come si dà un ragazzo quando ha tutte queste insufficienze e quando comunque non trova una scappatoia per uscire da questa negatività. Sappiamo come sta. Perché oggi abbiamo ragione di questo quando lavoriamo con loro, ogni giorno abbiamo di questo. Ad esempio nel liceo, in un liceo di Empoli, ho fatto un corso per mediatori nei conflitti. Il primo giorno mi sarei sparato. Avete dei conflitti? No. Litigate qualche volta? No. C'era un insegnante per sveglio. Andate a dire l'insegnante, sono venuti fuori una roba dei pattini, anzi che venivano tutti i pattedani lunghi da qui. Allora, vuol dire che
amano questi ragazzi, tutti, a tutti i livelli, tutti questi adolescenti, non li esprimono, li esprimono diversamente. E quelli dell'istituto professionale sono più frizzanti, come dire, vanno a scuola, chi se ne frega, mi godo la vita, insomma, viva Dio, una parte del loro cervello, quella che non si droga, è ancora un po' frizzantino. Possiamo su quello operare, ma se è a voglia nel liceo, sono distesi con il cervello, completamente fatto il compito, stato promosso e si va avanti. Quindi con senso critico, un ragazzo professionale mi ha detto che veniva dal Bangladesh, questo mi piace raccontarla perché faccio fatica a capirlo dal Bangladesh, e viene dal Bangladesh, vita che ha fatto per andare, facci una scuola italiana. Come facci una scuola italiana? E quindi da un paese lontano, da perché sei qui? Hai fatto tutte le elementari qui? No, facci, ho fatto una media e poi adesso qui una terza media, prima superiore. Ma perché facci? Perché tutto qui si impara a memoria. Basta imparare a memoria. Io non capisco niente di storia, non sempre. Non posso dire parolaccio perché mi stanno perdendo. Però, ragazzi, questo c'è chi ha memoria, ma che storia, Ma dov'è lo spirito critico? Ma dove è elaborato il senso della storia? Quanti spartiati, quanti periti, quanti lotti, quanti scegli? Ma io dico, la storia, la passione. È ripensare come fanno questi eventi a evolvere, a interrogarsi, andare nel passato per tornare nell'attività in cui siamo adesso e proiettarsi nel futuro. Ma se credono che Sparta non abbia nessun significato, ma che senso ha fare storia? Io mi conosco perché lì ci stavo correggendo un tema, un compito in classe di Sparta, dove si voleva semplicemente vedere chi aveva studiato e chi non aveva studiato. Andiamo avanti. Cosa fa la scuola? Dopo, in genere fa molte cose. Io adesso ho fatto un elenco. In genere si allerta la famiglia, si chiama la famiglia, primo avviso, secondo avviso, terzo avviso, viene il padre, la nonna, e si capisce che poi quello non funziona, perché da un punto di vista emotivo l'accende quella che è anche una relazione con la famiglia. È come dire il bambino, il ragazzo dice, fate con me, lascia stare il genitore, in quel caso mi danno una certa ragione, oppure dicono bene, perché poi hanno una pedagogia così, ma i genitori quando dicono, vedi che non senti con tuo fratello sì, è contento, no? È contento, che non solo prende quattro in matematica. Oppure viene il padre, è vero questo, viene il padre e dice, è come me, hai preso un quadro di bambino, passo la generazione di sfigati. Allora, non serve molto, serve parlare con i genitori, certo, avere dei patti comunicativi con i genitori molto alti, sapere ad esempio orientare anche il figlio, discutere sul tempo che si impiega, sulle letture, parlavo di teatro, parlavo di cinema, su quello che è la vita culturale che si può fare insieme, questo certo che serve. Poi si fanno corsi di recupero. Io una volta dissi nella mia scuola, facciamo un'analisi di quanto potrebbe costare il corso di recupero, tutto. È servito? No. Facciamo ancora? Sì. Chiamiamo diversamente, chiamiamo un corso di pazzi, non lo so, se non serve un corso di recupero, non facciamo, facciamo diversamente un'altra cosa. Però vanno fatti perché ci sono i finanziamenti, non lo so. E la scuola in realtà vive questa doppiezza, da una parte capisce benissimo che deve cambiare, dall'altra non tiene l'antichità di certi schemi.
perché danno sicurezza, perché poi danno sicurezza. Allora, perché questi risultati sono scarsi? Non hanno di questo. Se parlano lo studente che ha bisogno di un contesto in cui il disagio si manifesta. Come dire, se io dico di un ragazzo che è DSA, ma non tengo presente nel contesto in cui questa difficoltà di insegnamento e apprendimento si è manifestata, io personalizzo talmente la difficoltà che ha lui che non serve a niente. Cioè lui è stigmatizzato, ma non serve a niente. È come se avesse un peso in più, è come se gli avessimo tolto qualche cosa, ma non ha la spinta per. Ancora, mantengono inalterati spesso questi corsi, oppure non so, andiamo dalla psicologa, che a volte viene vista nella scuola come un prete confessionale, ma dai, l'ultima chance, andiamo dalla psicologa. E come diciamo, mantengono inalterati, i rapporti si crea un conflitto, perché se io faccio fatica a capire in quella classe, in quel contesto, ma se non modifichiamo insieme il contesto, non si muta, non muta nulla. Adesso volevo fare dei particolari, ma davanti, perché sennò non mi... soprattutto quello che la scuola fa, basa l'apprendimento, cioè l'insegnante è come se ragionasse in questo modo. Non sai fare le moltiplicazioni, studia le moltiplicazioni, ma come io devo fare. Adesso qui sto risolvendo le equazioni, è come se passassi, ragionassimo dietro, ma tu devi sapere già fare le moltiplicazioni. C'è stato un insegnante che alle medie questo, non alle superiori, che aveva capito che i ragazzi scrivevano male anche perché non distinguevano i suoni. E cosa aveva fatto? Aveva iniziato a fare tutto un lavoro sui suoni e poi si accorge che i ragazzi continuavano a sbagliare l'ortografia. C'è qualcosa che non funziona quando noi pensiamo che l'apprendimento va per sequenzialità, prima appunto questo, poi questo, poi questo. L'apprendimento a volte fa dei balzi in avanti e poi posso tornare indietro. Se sto ad esempio insegnando italiano nelle medie e voglio fare in modo che loro provino desiderio di scrivere, non posso fare morfologia, no? Augurandomi che si innamorino. Hanno bisogno di esercizi adeguati alla loro età, non di sciocchezze. Ma le sciocchezze che ho visto più, che mi fanno male, sono agli istituti professionali, quando abbassano il contenuto, il livello di contenuto, come se lo studente del professionale, appunto, considerando lo studente di serie D, lo considerasse un ragazzo di serie D, non in grado di comprendere dei temi, degli argomenti più alti, più elevati. Qual è la disperazione degli insegnanti? Diminuire, diminuire, fare poco, fare poco. Vado in classe, vedo schemi già fatti dalla lavagna. Beh, chi l'ha fatto? L'insegnante? Stavamo per l'insegnante. Cioè l'insegnante nel momento in cui fa lo schema, ripassa leggermente, fa i suoi collegamenti, ma questo non si trasferisce in un apprendimento medio dello studente, perché ognuno di noi ha il suo modo di collegare, di spaziare, di fare schemi. Tutti siamo in grado però di andare oltre questo e di capire delle cose elevate. E è vero, quando sono adolescenti sono in grado di dire cose veramente altissime, ma non ci crediamo noi. Pensiamo che il fatto di avere dei risultati negativi coincida con una difficoltà non umana. Non è vero, sono ricchissimi da un punto di vista umano. Speriamo solo che questa ricchezza sia scoperta. E non dico di farla
chissà con quale astrosità bisogna farla, se non si fa niente, anche lei non si è curato. Andiamo avanti, vanno per dire. Io ho messo un po', non è vero che funziona solo così, però io ho messo insieme tre elementi che secondo me sono importanti per dire come funziona l'apprendimento. E per me per veramente apprendere ci vuole il desiderio. E il desiderio lo faccio coincidere con la parola anima, che è l'anima di Mashrabi. Mashrabi distingue tra il maschile e il femminile, fa che cose stupende. Quando faccio il maschile e il femminile in qualunque lingua, ricordatevi cosa ha detto lui. Quando mi parla di tavola maschile, di tavola che accoglie, di porta, di cultura. Molti termini francesi hanno mantenuto quel maschile e quel femminile in questa difesa. E quando lui parla di anima, lui parla della capacità di uscire, di andare nel profondo di sé, ma di uscire fuori. Per apprendere bisogna uscire fuori, bisogna che il ragazzo esca fuori e bisogna che allo stesso tempo rientri. Quindi questo è l'anima. Come poi dopo ve lo dirò, le nuove conoscenze vanno accolte. Se io però do un schema e tu sei lì della studiata, che grazie a Diana mi faccio tirare fuori. E dico cosa faceva la mia insegnante tanti anni fa, quindi io il prossimo anno faccio 50 anni di matrimonio, quindi sapete quanti anni fa nel mio. Noi andavamo a passi per le vie dell'Odissea e questi idee, oh mamma mia, ci rivedevamo, testa con la chiede, era passione, lei forse rideva di tutto questo suddividersi in due squadre, ma era capire che da dove siamo venuti, quello che stavamo studiando, la sede della Grecia, era sede dei nostri movimenti interni, non solo perché mio nonno si chiamava Achille, che io stavo per Achille, ma era bello, era biondo, si incazzava spesso, e come si incazzava? E gli altri stavano invece con l'altro, che era un bravo padre di famiglia, che andava contro la chiesa, la morte con questo segno, e poi disumani e umani nello stesso tempo. Ma cosa? Non è che ci facevamo anche tutto quello che è il noiosissimo studio, e la noiosissima scrittura, era la passione che faceva, ce lo faceva fare. Allora noi dobbiamo sempre più con questi ragazzi, più sono deboli e più aumentiamo questa passione, oddio. Non hai letto nessun libro, te lo leggo io. Senti questo bel passaggio. Alla fine sono i ragazzi che vengono, ma mi dica, qual è un film che posso vedere? Quindi loro si pongono questi problemi. Non è vero che non si pongono i problemi, ma ho il desiderio, coraggio. Coraggio è l'anima, è maschile. È il coraggio dei grandi navigatori. Concedetemi, io ho avuto, qui siamo nella terra di Colombo, io invece ho letto tutti i piani di Giaffetta che ero una bambina, quindi per Magellano è stata parte del mio cuore tremendo, e mi chiedevo sempre, ma quanti anni avevo? Ma non ero neanche comunista. Oh, arriva, altro che andare sulla Luna. E quando leggete nei diari che mi chiamano il cuoio per trovare qualcosa su qualche cibo e stavano morendo, ma di erano pazzi, curiosi, ma pieni di desiderio. È un desiderio. So come raggiungere la lotta, so usare, penso di usare. E il terzo punto è l'elaborazione mentale, che è comprensione, adattazione, memorizzazione, rielaborazione e parlare del proprio stile. Io dico velocissimamente quelli che sono, da 25 anni a questa parte, le ricerche in tanto anni da venire, e su questo non dobbiamo essere informati, non è acqua fresca. Io
super, posso dirti, è assolutamente acqua fresca, ma è un, questo avvicina molto all'incertezza del bambino, all'incertezza del ragazzo. Come fai a prendere? Dopo ti farò vedere come, dopo non so quanto, non so come. Ottimo, perché io ho un problema di tempo. Ah no, c'è un dito, perché c'è quello del come si. L'insegnamento è uguale, quindi io non come funziona l'insegnamento? L'insegnamento collegato all'apprendimento, possono portare insieme. L'anima è quella che mi permette di andare verso gli altri e dunque di avere desiderio di conoscere gli studenti. Qualunque difficoltà stiamo pensando e qualunque distanza abbiamo il loro mondo dal mio. E sono veramente molto interessanti. E quindi è l'anima che è continuamente fuori e dentro, che va a incontrare altre due gente che eravamo, per dire eravamo molto differenti, ma poi questo tanto, E quello che ero tanto che loro, io ero molto più diffidente degli adulti, loro come trovano tutto disponibile, si aprono, basta fuori, andiamo avanti. Anche qui ha bisogno di coraggio di usare. Per me significa l'insegnamento, però perché tenermi ancorata alle vecchie abitudini può significare di nuovo fallire. E noi siamo talmente abituati a essere ancorati a dei ritmi che ci hanno portato il successo, però non sono cancerogeni, si va avanti. Si fa il consiglio di classe, vabbè, si fa il giorno, ma sì, dai, andiamo avanti. 15 ragazzi sono da bocciare, vabbè, i pazienti non vogliono mica. E questa abitudine che c'è nella scuola è dura da morire, perché comporta anche l'altro, che è l'elaborazione del caso. Io però non sono solo le persone umane. Quando sono in mezzo a loro, sono un essere umano giunto in mezzo a loro. E dopo io devo avere tutta la mia esperienza, non solo per mettere in gioco le mie carte, quello che ho nella mia mappa, ma anche per avere il coraggio di cambiare rotta se sto sbagliando e capire come sbaglio. Allora, quello che manca qui nelle cose, tentando di vedere l'orologio, allora quello che volevo dire, però faccio velocemente, è che qual è la funzione dell'insegnante che fa tutto quello che stavo dicendo adesso? Per me è l'insegnante che media, mediatore, il che non significa trovare una via di mezzo. Perché se avessi trovato la via di mezzo, immaginavo se c'era ancora lì che gira e avrebbe fatto tutto gira. Significa trovare una via diversa. Il mediatore cosa fa? Cioè, quando sono due che confliggono, il mediatore fa in modo che loro comunicano tra di loro. E il mediatore fa in modo che loro insieme trovino una via diversa rispetto alla via che ognuno di loro aveva in testa. Mi spiego meglio. L'insegnante ha degli obiettivi da raggiungere, ha degli step ben precisi, ha delle proposte da fare alla classe, eccetera. Così pure lo studente. Essere insegnante mediatore significa trovare delle volte una via che accontenti entrambi. Che non è né la via propria né la via dello studente, rimanendo adulto, responsabile del proprio futuro rispetto allo studente. Questo lavoro io lo faccio come facilitatrice nelle scuole. Cosa vuol dire essere facilitatrice? È ancora qualcosa di più perché e non posso permettere con l'esperienza della mia anzianità. Essere presentatrice significa però non
insegnante, ad esempio. Quando parlo con gli studenti nei laboratori, quando loro dicono vado male per forza, c'è una stronza, calma. Il mio motto è: sono tutti bravi quando l'insegnante è comprensibile, è buono, si capisce. E lì invece che ti voglio, la sfida della vita è muoversi quando c'è qualcuno che non ti capisce. Non si va fuori contesto, io entro nel contesto e entro dentro con empatia, non in modo separato dal contesto. Entro con empatia verso l'insegnante, con la quale o con la quale discutiamo anche su cosa fare meglio, e delle volte sono veramente tremendamente opposte alle linee di insegnamento. Ma se io con essi non avrebbe senso, mi capite? È l'operatore esterno deve entrare all'interno del contesto, rispettare il contesto, favorire la comunicazione circolare del contesto. Secondo, quello che rende più facile tutto questo è che non si è mai soli, l'insegnante di operatore non è mai solo. Spesso i colleghi non ci sono, ma non è quello che noi cerchiamo. Noi dobbiamo cercare i ragazzi, gli altri. La forza la dà la classe, la forza nei laboratori non la danno i ragazzi separati che hanno bisogno da quelli che invece no. La forza è proprio nella relazione reciproca, ed è una forza che è esplosiva. Questo fa male. Così l'altro. Allora, questo è un esempio, vai anche sull'altro magari. Ecco, quando inizio, immaginiamo che è un laboratorio con 10 persone, 15 persone, quei ragazzi, ma ci sono ragazzi che sono bravi, bravi intendo che hanno buoni risultati scolastici, accanto a ragazzi che hanno invece risultati scolastici scadenti. La prima cosa che faccio spesso, ma non è detto sempre, e farli ragionare sul loro futuro. E molti mi dicono, nessuno ci ha chiesto che cosa vogliamo fare. Il loro futuro a volte si aggancia quando ho 8 o 7 anni e hanno detto voglio fare il vigile del fuoco. È un futuro di fantasia. Cosa farò a fare domani? Qual è il tuo futuro desiderato? Separare il futuro desiderato dal futuro che fa paura. Permette immediatamente in un contesto vivo, che è il contesto dove vivono. Il futuro inizia qui, oggi, con loro. Ok? Facciamo un altro lavoro, facciamo poco tempo. No, un altro tipo di lavoro. Ecco, ok? Questo è un qualunque. Lì, dicevo, il primo step è proprio quello di dire, ma incominciamo che io voglio essere promosso e loro desiderio, perché quindi come faccio te? Secondo, il ragionamento su il tuo passato scolastico. Questo è molto interessante perché ne ho puntalate e tutti parlano non dei risultati scolastici, ma di amici o di difficoltà con il compagno. O con gli insegnanti parlano di relazioni. Per me è stata una sorpresa, la loro scuola come voti non esiste. A 14-15 anni la scuola è solo relazione. La scuola passata, quando i tuoi giorni della scuola passata, un amico, una gita con gli amici, un insegnante che mi ha capito, andare bene in matematica, finalmente c'è un risultato. Quanto arrivi in matematica? 5. Allora andavo bene secondo me. Cosa vuol dire perché andare bene? Ma l'insegnante mi comprendeva. Capite come hanno una distacco
dalla valutazione nostra, quando si è adesso un ragazzo, per esempio, chiesto in chimica quant'è? Ah, sono vicino, ho 5,45. Cacchio è 5,45? Ah, adesso c'è stato il computer. Si prende il computer, si cosa, si digita, si entra nel sito, e quella è la valutazione. Ma tu la sai chimica? Capite la differenza fra pensare alla relazione, la relazione è importante, e passare lì a 5,45, che cosa fai 5,45? Lo so o non lo so chi, capisco o non capisco. E allora questa è una distanza, no? Andiamo avanti, il secondo passaggio, terzo, che è il caso di vedere in cui il laboratorio, questo si fa in classe, ovviamente come si fanno quei lavori, prima si fa individualmente e poi in circolo si ragiona e poi ancora si vede e si ricorda. Quindi tutte le attività sono attività di riflessione individuale, poi di condivisione collettiva e poi di trasferimento. Allora, questo ad esempio è una scheda dove i ragazzi devono definire quelli che sono i punti forti, i punti deboli di ogni disciplina. Fatica perché non ti pesano mai. Quando la professoressa parlava prima di valutazione, è questa la valutazione, è un'autovalutazione che corrisponde a un'idea che io ho rispetto alla materia. È molto importante questo. E allora poi faccio, magari in questo c'è anche richiesto se vuole essere aiutato, e se i ragazzi vogliono essere aiutati. Vedete, noi a volte facciamo l'aiuto, anche se non ci ha chiesto niente. E consideriamo talmente incapaci di comprendere di essere aiutati. Per cui non riceviamo neanche. C'è una bella differenza che vuoi essere aiutato, dove vuoi essere aiutato. Oppure sei in grado di aiutare un altro. Non è detto che sia realtà. È il primo passaggio per cominciare a lavorare a scuola, nella scuola. C'è sempre qualcuno che dice, io posso aiutarlo bene, ma non è mica vero che lo sappia bene. Però il fatto che dica che può essere aiutato, che qualcuno può essere aiutato da lui, già cambia la realtà di certezza. Vanno anche sulle emozioni. Il nostro sistema nervoso,
come funziona il cervello, a volte non mi spiego. Come funziona il cervello di certe persone, per me, no, non mi spiego, però è già si sa, ma no, devono sapere che nel momento in cui scrivono è la parte destra, quella emozionale, viene intercettata dalla parte linguistica della sinistra e si trasforma in scrittura. Prima però faccio questi tipi di lavoro dove raccontano le loro emozioni e ci sono delle elaborazioni finissime che mi lasciano la bocca aperta. Quando un ragazzo segnalato si alzò in piedi e disse: io quando ho la rabbia vedo una porta aperta davanti al buio nero e mi perdo in quel buio. Da quel momento tutto il gruppo ha cominciato a considerarlo un diverso e lui si era aperto al gruppo. Noi abbiamo degli strumenti già raffinatissimi, semplicissimi, io l'ho portato il più semplice. Andiamo per vedere solo una, sta facendo dei segnali, uno solo al questo è Emanuele, questa è la sua paura. Io ho dato qui un testo di Carver a questo punto come modello, è un testo, Carver l'ha scritto, è paura di adulti, quindi questo modello di adulti l'ho dato apposta perché sappiano che anche gli adulti perché loro credono di essere bambini perché hanno paura, no, che noi abbiamo paura, sono paure diverse, ma la paura è normale. Allora lui dice: paura di sbagliare, paura che sia inutile, paura del tempo, paura di essere bruciato, paura dei ladri, paura della morte dei miei familiari, paura della fretta, paura di non avere moglie, di non avere figli, paura degli attentati, paura di essere preso in giro senza saperlo ma intuendolo, paura della sofferenza, paura della vecchiaia, paura della scaramanzia, paura di essere invisibile per sempre, paura di rimanere solo. Lui non andava per scuola, però ragazzi, qui l'essere umano dentro c'è tutto. Due cose solo per finire, prima che lei mi dia un colpo. Vi volevo dire due piccole aneddoti. Uno è di David Foster Wallace, è la storia di due pesci. I pesci che si incontrano nell'acqua, anzi i pesci che anziano si incontra due pesci giovani nell'acqua e il pesce anziano ti chiede: ragazzi, com'è l'acqua stamattina? Loro scivolano via e uno fa: ma cos'è l'acqua? Allora qui Wallace va in una storia che dà spunto per parlare di cos'è l'umanità a questi super laureati, a questi e cioè io me la voglio dire perché la scuola è questa, è questa debolezza, è questo essere in casa loro, è questo sentirli vivi, quella è la scuola. Non è fatta di rigidità, di burocrazia, di incontrarsi ritualmente in cose che non hanno senso. L'ultimo che vi voglio dire, per veramente finisco, è quello, è una storia su di Varina ed è uno riportato in uno dei libri più belli, L'albero della conoscenza di Maturana e Varina. E questa storia sufi dice che in un paese, un luogo lontano, un non luogo, un'isola, gli uomini avevano perso la capacità di navigare. Non sapevano più nuotare, non sapevano navigare, non si allontanavano dall'isola. Finalmente arriva uno che viene da lontano e dice: ti insegno io a navigare. Sì, ma che cosa volete perché mi insegni a navigare? Dobbiamo
i cavolfiori. Tutti i cavolfiori che dobbiamo mangiare. Perché? Dovete portare qui i cavolfiori, perché senza questo non possiamo mangiare. Ma di là c'è un altro nutrimento, c'è un'altra possibilità di nutrirsi. No, noi dobbiamo portare via i nostri cavolfiori, ma con tanti cavolfiori andremo a fondo, allora non si fa niente. Allora io quando penso a questa storia, penso a tutti i cavolfiori che abbiamo, che così di classe, nella nostra testa, dobbiamo andare oltre. Liberiamoci di vecchie strutture e di vecchi, come dire, legami. Perché la legatura del futuro siete voi, la scuola del futuro siete voi, sicuramente siete voi.